Grande Fratello VIP, Giulia e Signorini, il giudizio del pubblico. Alfonso Signorini e Giulia De Lellis, l'acceso scontro al GF VIP. Ormai sembra essere diventato un appuntamento fisso, ogni lunedì sera, con la diretta del Grande Fratello VIP, il pubblico da casa assiste agli accesi confronti tra Giulia De Lellis e Alfonso Signorini. Qualche ora fa, l'opinionista del programma ha nuovamente dato dell'ignorante all'ex protagonista di Uomini e Donne, definendola anche una miracolata. Il pubblico da casa, ma soprattutto quello dei social, non si è astenuto nel dire la sua a riguardo. Contro ogni previsione, visto le forti polemiche di cui è stata protagonista, Giulia De Lellis risulta essere ancora una volta la concorrente preferita del Grande Fratello VIP da parte dei telespettatori, che sembrano quasi tutti essersi schierati a suo favore. Troppo dure, e immotivate, le parole utilizzate da Alfonso Signorini nei suoi confronti. Giulia sembra godere non solo del favore del pubblico da casa, che ancora una volta ha scelto di premiare la sua sincerità, ma anche di quello di alcuni personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, che hanno deciso di schierarsi dalla sua parte. Un esempio tra tutti è Selvaggia Lucarelli, che su Twitter ha ribadito di preferire l'onesta ignoranza dell'esperta di tendenze piuttosto che Signorini. Signorini, Grande Fratello VIP, cosa ne pensa il pubblico di Giulia? Andrea Damante è intervenuto dopo l'acceso scontro che ha visto protagonista la sua Giulia De Lellis e Alfonso Signorini al GF VIP, provando a tranquillizzare la sua compagna che era apparsa visibilmente agitata. Anche se la maggior parte del pubblico sembra essersi schierato dalla parte dell'ex protagonista di Uomini e Donne, una buona parte dei telespettatori ritiene che Alfonso Signorini non abbia tutti i torti. L'esperta di tendenze apparirebbe fin troppo sicura di sé e irrispettosa delle persone più grandi di lei. Giulia De Lellis ha risposto alle presunte accuse, affermando che lei si comporta in maniera rispettosa soltanto con chi le dimostra rispetto. L'opinionista del programma, fin dall'esordio di questa seconda edizione del GF VIP, si è mostrato particolarmente agitato nei confronti della concorrente, quasi come se fosse influenzato dall'esperienza televisiva fatta l'anno scorso da Andrea Damante, fidanzato dall'esperta di tendenze più famosa del piccolo schermo. Insomma, accusatela di essere un ignorante. Accusatela di essere irrispettosa. Non importa, il pubblico continuerà a difendere la sua beniamina, facendola risultare ancora una volta prima nella classifica di gradimento. Nonostante Giulia non goda del favore di Signorini, può sempre contare sul sostegno e l'amore del pubblico a casa.